È il momento di provare i vampiri. I vampiri. Sapete, quando un mazzo non mi dà le vibes... Schippo. Non ha senso continuare a forzare cose così. Cioè, l'archetipo... L'Urrus no, magari lo rifacciamo più in là senza l'Urrus. Sì, mi piace. Un saluto. Credo proprio che ci saluta il channel. Ad esempio, questo è Grixis. Stesso mazzo. Però Grixis. C'è un altro? Rimetti. Rimetti! Sì, o Rakdos, esatto. Ha già fatto Delirium? No, creatura, isola. Vabbè, il turno dopo c'ha Delirium. Artefatto e istantaneo. Vuole. Ma volendo ce l'ha subito. Decide di no. Se fa Arcanist Pass lo sa contento. Ok, avevo detto, c'è Delirium. Mi saluta Allegro. Male. Ho ancora un turno. C'ho più di un turno. Quanto è forte il vampiro piombinese falso e cortese. E ti segue. Grazie, Caio. Ok. Posso rischiare? Signori, è race, esatto. A tre. Mi servirebbe un top deck di Sorin che dà lifelink a Knight. Vinta. Lentissimo questi trash.
Sì, ci sono due combo, ma sono... Allora, le combo da loop infinito sono quella di Eliod e quella del Revelark piccolo, non mi ricordo come si chiama, Vesperlark. Sono tutte combo a tre pezzi fragilissime. Nessuno di queste combo ha rotto niente, ragazzi. L'unica cosa che ha rotto l'historic è questa carta qua. Ok? Questa cosa sta rompendo l'historic. Non delle combo improbabili. E che servono tre carte o si deve guardare senza fare niente. Morto? No, sono vivo. Ora sbaglio, gioco quello che mi uccide. Gustoso! Ok. Allora. Goblank, Legion Hand e Doomblade paiono forti. Un po' troppo sto 8 del cimitero, secondo voi? Vabbè, ci gioca dal cimitero, eh? Passo il signor Davrielo. Passo questi che mi uccidono. Vergo Tozzis, perché... è un po' me contro quel mazzo. Aetherborn è forte perché ha lifelink. Sì, sa che tolgo i peschilli. No, poi tolgo troppo i vampiri, però. Non mi piace. Rider è il removal un po' peggiore qui, dai. I brutal non è impossibile. Sono combo a tre carte e devono essere in campo. Tutte le combo a tre carte sono un po'... È una carta folle. Il Dragon Rage Channeler. È il miglior drop a uno della storia dopo... Insieme a Delver e dopo Ragavan, fondamentalmente. Quindi è oggettivamente la carta più forte giocabile in historic in questo momento. Molto semplice. Un mana 3-3, volante, scry, surveil 1 ogni volta che fai una spell è... Il drop migliore che puoi fare in historic. Oh mamma, se riesco a far doppio cordiale, doppio vampiro piombinese, falso e cortese prima di fare Doomblade, vinco. Brutal, perché devo fare un mazzo Vorinclex Prof, ovvero un mazzo che si basa su due carte che costano 6 e non senza citarle? È voler perdere, non è nemmeno provare a fare un mazzo meme, è solo voler perdere. Piuttosto fai un control Dimir, se vuoi giocare Onyx, la giochi e basta, praticamente. Attenzione. Inquisizione di Cosilecco. Ora impazzisce e mi toglie Goblank, perché ha paura, invece della Doomblade. Poi la Doomblade in questo momento mi vince la partita. Lo sapevo. Era ovvio. Ah, ma lo rifà e mi toglie Doomblade, ok. Oh, magari no. Magari mi toglie il vampiro piombinese falso e cortese. Sì, ogni volta che mi riferirò a questa carta dirò il vampiro piombinese falso e cortese. Madonna, quanti vampiri piombinesi falsi e cortesi ci sono qui. Para. No? Madonna, se pesco un removal... È finita! No, a parte se pesco terra, il mio removal è Davriello. Davriello Viaggi. Brutal, non mi convinci, mi dispiace. Non riuscirai mai a convincermi che un mazzo con una combo, con tre carte, senza tutoraggio... Forte. Terra, qui terra vince. Terra vince, eh? Terra Davriello Viaggi vince. Però è Dice. Aspetto. Non lì la Mario.
Akuroxa. Oh, grande, 2x1, pazzesco! Il 2x1 della magia! Sì, in storia che praticamente i mazzi finiscono a 3 mana ormai. Brutal, sono contento se ce la fai. Sono felicissimo. Ma non in... cioè... aspetta, di cosa stiamo parlando? Di Vorinclex Prof o... o di Ravenlark? Vabbè, il vampiro cortese ci saluta. Terra, terra d'Avriel vinta. Ah, a parte mi ha appena fatto un disastro. Ah, ah, Croxa! Croxa muore! GG, bro! Madonna, il vampiro piombinese falso e cortese! Che carta di Magic fuori di testa! E lui ha fatto una... aspetta un attimo! Ah! Content! L'avete letto bene, il vampiro piombinese falso e cortese? Cosa fa? Dice, ogni qualvolta il vampiro piombinese falso e cortese o qualsiasi altra creatura muore, metti un segnalino +1/+1 su tutti i vampiri che controlli. Leggerina! Carta di quelle bilanciate. Historic c'ha un power level proprio. È proprio pauper. Ormai. Vabbè, pauper c'ha fulmine, quindi. Pezzi di merda. Date! Dai, ma non. Dai, metti fulmine! O non ci starebbe così bene fulmine in questo meta. Ah! Fulmine! La carta più forte è un 3-3 che vola. Fulmine! Il meta è restored. Porca puttana, sbloccatemi fulmine dell'archivio mistico. Lunedì esce l'annuncio che fulmine viene sbloccato dall'archivio. Questo va tolto, vero? Vabbè, no, prima il vampiro piombinese falso e cortese, poi si ragiona. Non me lo rimuovere. Dai, fai 3 mana cazzo. Dai, ma Banishing Light. Ma Banishing Light. Ma è una carta, Banishing Light. È una carta. Thorin. Ti meriti top deck Thorin. Attenzione. Non rispetta il vampiro cortese. Il signorino qua non rispetta il vampiro cortese. Piombinese. Falso e cortese. Ah, perché c'ha baffino. Posso un Thorin dalla Cina? Grazie. Se faccio doppio vampiro. Davriello! Allora. Sono pronto ad accettare una delle tue cose. Accettiamo le offerte di Davriello. No need to moralize to me. I just want to go. Vediamo l'offerta di Davriel. First iron out the details. Pesco 3. Questa cosa è molto forte. Posso avere per sempre +2 pesca una carta, ragazzi. Accettiamo di diventare cavalli. Pesco 3 adesso o faccio sempre +2? Pesco 3 adesso, vaffanculo. Tariffa 2 permanenti. Esilio carte. Perdo un punto vita per ogni creatura che controllo. Ma sì. Sti cazzi. Perdiamoli questi punti vita. Perdiamoli questi punti vita. No, 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 non ho voglia. No, no, stiamo scherziamo.
Don't even think about it. I costi d'apri non sono leggeri. Sì, ma gli upside li hai visti? Cioè, ho pescato 3 carte, eh. Meno 2 Ancestral Recall. Dai, dai, che non trova il 9 vite. Ah, non le trova, non le trova, non le trova. Non le trova, l'ho detto, non le trova. Devo spingere in qualche modo. Fammi danni, dammi quello che mi fa 6 danni, frega niente. Non ho creature nel cimitero, pesco 2 punti vita, ok. E perdo 6, top. Vado dritto. Devo ucciderlo prima che peschi 9 vite. Pesca 9 vite, ho perso. Quindi non... Gioca vratta. Se gioca vratta l'ha fatta, ragazzi. Se pesca 9 vite, ho perso. Baffino vuol dire che non ha 9 vite. Chi ha così paura dell'Evil Legion? Della top deccata ora, guarda, eh. Che bello avere un miliardo di Davriel emblemi. Suka! Mi godo! Allora, non gioco Feed the Swarm perché sono uno stronzo, fondamentalmente. L'unica cosa che posso fare è Dures. Vedo, allora, le creature le gioca. Non tantissime, però qualcuno fondamentale. Veramente tolgo Eldritch Act, che è lento come la merda. Forse è meglio Go Blank di Fatal Push, magari se ce l'hai in mano gliele scarto. Mi tengo il Rider che ha la peggio spacca creatura, nella peggiore delle cose sono 2-3. Davriel è il Planeswalker vero. Davriel è un Planeswalker vero. Ma io l'avevo detto, ragazzi. Io l'avevo detto. L'avevo detto. È forte. 4 mana. Fa troppe cose forti. Per 4 mana è troppo efficiente. Sì, sì, Mardelus lo tengo. Cos'era quel bug di Disumano? Avete visto? Aveva un segnalibro dietro quella... Purtroppo non posso fare il trucchetto del doppio Tozzis. Allora, io toglierei il problema alla radice. Non lo so voi, lo so che tutto il resto mi rimuove i pezzi, però questo è quello che vince la partita. Benissimo. Ma fai, fai. C'eri quando c'era Oko? Ci siamo stati tutti. Terra? Qui terra la vince, qui terra la vince, qui terra la vince, qui terra la vince. Io c'ero quando si giocava Simic Food e poi per battere Simic Food si giocava sul Thai Food. E basta! Fine! Lo standard era Simic Food o sul Thai Food. Era un bel Magic, sì. Era oggettivamente un bel Magic. Rayline del niente. Questo fa cagare. Questo è lento, questo è lento. Baffino. Ci saluta Baffino.
No, no, no. Allora, il meta di Oko era Simic Food oppure sul Thai Food con Vraska e Noxious Grasp che spaccavano Oko. Cioè te dicevi o gioco Simic Food con una mana base solida o gioco sul Thai e poi alla fine erano tutti sul Thai. Sì. Dite che ha ripescato il Nine Lives. Se l'hai pescato lo saprò. Ma niente. Nulla. Baffino se ne va. E dovrei avere l'ital tipo in due turni, sbaglio. Se non pesca adesso 9 vite, io giuro che faccio una lettera di quelle arrabbiate dal mio avvocato alla Wizards. Se il mio avversario adesso pesca esattamente 9 vite. Leggi Solemnity. Che c'è? Ah, lo stai dicendo a Brutal. È lethal. Sì, perché passano minimo 5, uno lo baffo. A casa, mazzo di merda. Prison Lock vergognoso che non vuol far giocare la gente a Magic. Puzzolente. Lezzo. Ma vampiri... Eh? Vampiri fa cose. Ragazzi, non litigate. Teferino era una carta forte di Magic. Solemnity no. Quello è differente. Nuovo vampiro a due mana neri. Certo, scusa. Secondo te non gioco il vampiro piombinese falso e cortese? È il motivo per cui giocare vampiri. Questo mazzo io l'ho ripreso in mano per giocare vampiro piombinese falso e cortese. E Davriel, perché Davriel è diventato il mio nuovo pet planeswalker, dove c'è nero ce lo ficco. Per il content, ovviamente. E perché secondo me è proprio forte. Ah! No, via! Zio Garbe! Vattene, zio Garbe! Dal mio client! Dermo, rammentami come funziona 9 vite. 9 vite dice: ogni qualvolta una fonte ti infligge danno, previeni quel danno e metti un segnalino su 9 vite. Selemni ti dice... Ah, poi dice, quando raggiungi 9 segnalini, sacrifichi 9 vite e perdi la partita. Solemni ti dice, i permanenti non possono avere segnalini. Quindi 9 vite non lo perdi mai e quindi sei immortale. Comunque non è zio Garbe, è blu. Zio Garbe sarebbe stato bianco. Quindi vuol dire che questa persona non può fare Tempered Steel. Quindi vinta. Intanto che parlavi non hai spaccato Verzir. Perché dovrei spaccare Verzir sul nulla? Lo spacco quando ha un senso. E se ora mi gioca una cosa che ho paura che buffi. Tipo, no? Per esempio, perché non fare Strip Mine? Anzi, no, Strip Mine. Falso! 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 Persona falsa! Cattivo proprio! Lezzo! Guardalo! Come sgocciola, penzola. Penzola. Così.
Non leva di tra i coglioni, per favore. If it's a deal you want, I have plenty of contracts to offer. Lo spell pierce non vale, però. Lo spell pierce è da persone orribilis. Chi vince tra un lifelinker 2-2 e due lifelinker 2-3? Ciao, Davriel, hai fatto il tuo. Guarda, mamma, è perpetuo. Pesco. Memory lapse. No, ok. Abbondanza. Ho 27. Ok. Sì, ti prego. Grande, vai a una terra. Boh, a me mi sembra che l'avversario stia aspettando di morire. Posso, magari sbaglio io. Attenzione, c'è del bianco. Allora ce l'ha Tempered Steel. E allora la partita riparte da adesso, now. Esperu sentineru. Che beru. Se fa quello che penso, tipo vinto. Ok. Ma sì. E non pescare tre e andare a 30. Davriello Viaggi e torno. Ciao, 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 ciao. Ah, oh, oh, secondo voi fa cose dal... Posso dire creatura artefatto? No, non è un tribale, vero? Troppo, devo abbassare Davriello. Per quanto me ne pianga il cuore. Credo che Tozzi se non sia una gran carta contro artefatti. Gioca al blu, cosa ti aspettavi? Non spell pierce main deck. Dico, dico proprio la verità, non me l'aspettavo. Non trattatemi male. Non giudicatemi. Non denunciatemi alle guardie, per favore. Non mi aspettavo spell pierce. Mio errore, lo capisco, mi dispiace. Ma credo che fosse lecito non giocare intorno a esattamente spell pierce in quel turno lì. Sarebbe stata un'ottima mossa di Magic rimuovere istantaneamente la terra e slandarlo forever. Vampiro piombinese falso e cortese 2 per, venga. Quanto è forte Sorin? Sorin è... forte. Donna, cos'è? Un full? Ok, avversario, che sei Azorius Artefatti. Giocale. Giocale. Piece. Piece. Attenzione, sta per arrivare proprio lui. La carta preferita dagli italiani. Il vampiro piombinese falso e cortese. Succede un disastro, al prossimo turno. Secondo succede un disastro. Peccato c'ho il Faceless Heaven. When I see them happy faces smiling back at me. Seven heaven. Un attacco. Chi sono io per impedirti di fare due mana scarto una carta contro di me? Cioè. Ok. Attenzione. Un blade.
Ma ha fatto la Kansas. Non ci pensavo mica. Mi ha annullato il vampiro cortese. Eh sì. Ok, Johnny. Qui c'è bisogno del feed the swarm. Credo che dovrò mettere del feed the swarm nel mio mazzo di Magic. E del Tozzis anche. Gavriello Viaggi non è da questo matchup. E lui con cognizione di causa ha sidato. Rest in peace per counterare il vampiro. E non ha tutti i costrutti. Sì, lo metterò. No, togli il Cordial? No, preferisco togliergli il... Cioè, il Cordial è il mazzo. Se lo tolgo fa schifo il cazzo il mazzo e... Cioè... L'idea magari è togliergli il rest in peace. È troppo più forte. Se lo fa l'ha fatto. Ok, removal ora. Atto. Atto. Ovviamente è gratuito sto attacco. Ovvio è entrato, indietro. Il Doombraido. Mamma mia, il Doombraido della vita. Ma Sorin. Ne ho 4 nel mazzo, l'ho visto una volta in 3 partite. Che sbaglio. Non capito, forse. Il mazzo è questo? Questo Azorius artefatto. Oh, questa è una carta di Magic. Para. Hop. Vai, questo diventa un mostro lifelink che fa race da solo. Perfetto. Il mio, vampiri. Ma non ero vampiri. Molto, molto easy. Molto semplice. Sì, demo. Mono Black Vampires. Scatta la race. Come si scatta la race? Ehi, salve. Scusi, mi life linka e detaccia, per favore. Grazie. Ora è 2 mana pass. Il buco. Ah, ma il buco. Il buco. Robotanti non lo giocherò mai. Per punto preso. Il bucio! Ha fatto il bucio! Oh, oh, oh. Vi dirò di più.
Why not? Iniziamo a gonfiare l'Aven anche. Matteo, non mi sembra il meta da Pyrexian Obliterator questo. Da. Inzissima. Il maledetto che mi ha bloccato il vampiro piombinese falso e cortese, io mi offendo. Vampiro piombinese falso e cortese, miglior carta di Magic. E se non me la fai usare, io mi offendo. Allora, sappiamo già che dobbiamo mettere Swarm. Beh, abbiamo troppo 8 cimiteriale. Un goblank se ne va. Forse uno. Per casi limite. No, 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 stai scherzando. Per cosa? E per quanto? Qualcuno mi cerca informazioni su questa cosa? Dai, non ce la fa. Oh, ve lo dico, eh. Gioca Hearthstone, no? Tanto uguale. Adesso le 5 per quanto? E io oggi devo fare 8 ore di live, cosa faccio? Devo fare 4 ore oggi pomeriggio e 4 ore stasera. Downtime massimo 3 ore, sembra poco? Allora, per Corvold... Corvold è lento. Ok, Claim sia la cosa che mi dà più fastidio. Chiamo. Top. Ora creatura. No. Ah, no downtime, ok. Mi ha fatto prendere un infarto. Un infarto mi ha fatto prendere. Downtime 3 ore mi ha fatto prendere un infarto. Grazie per il follow e requieto. I am the Ebru. Stempialo! Era. Ok. 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 Saluta. Madonna il Davriello. Dammele. Dammele. Dammele.
Pesca 3, le carte costano uno meno o congiuro a Manor Guardian. Io credo che il pesca 3 sia sempre la più forte. Ma esiliamo le carte della cima, cazzo. Ops, non è la quinta terra per Gorbordo? Piace. Un po' spiase. Ragazzi, Davriel è forte. Invece ce l'ha. E quindi ho perso, non c'ho l'act. Vabbè, perso no, dai. Don't want to mess with me. Non credo voglia attaccare con quel corvo, lo sbaglio. La goose. Maledetto act che fa schifo e non è Sword plus Shard. Ci saluto. Sì, sì. Ho l'ital. Ho l'ital. Sì, sì. Facile. So sorry. Forgot to do my best. Sì, sì. Come no? Posso? Hai finito? Fare le tue cagate? Abbiamo finito? Fermiamo? Non basta? Grazie. Io maledetto se mi sclicavo, guarda. Sì, ma non c'è troppo di meglio. Metto Doomblade di main, ma perdo da nero. Non serve volare. Qui non serve volare. Gabbia. Progenitus. The Swarm mi sembra forte. Doomblade fa cagare. Blank. Sa, alla fine l'unica cosa che recursiona dal cimitero è il gatto. Forse Vengeance per i diavoli. No, mettiamolo in Goblank. Vai via Davriel. Anche se uno lo vorrei tenere. Due zeloti e due tozzi. Poi World Kill non uccide draghi e angeli. E diavoli. Non uccide niente di questo mazzo, per esempio. Di Jund non uccide Corvo, non uccide Devil, non uccide nulla. Ok, ho la partenza di Dio. Vediamo quanto ci metto a pescare la terza terra. Detto, pronti? Invece, tutto a posto. Schifo non fa. House Markov grew stronger.
Io intanto picco dritto. Allora, io non credo di voler prendere delle offerte. Voglio immagazzinare dei meno 3 perpetui. Cioè voglio star pronto a fare il meno 3 nell'evenienza. Poi magari dopo, se vedo che ora non fa niente di grave, faccio il meno 2 e guardo le offerte. Tavriel è una carta psicologica da usare. Carta con un sacco di variabili e quindi estremamente strategica. No, non è random, Davriel. Tu sai esattamente cosa può venirne fuori. È che devi pensare alle opzioni. Devi sapere le opzioni possibili. Poi io so che non esiste niente che distrugge creatura sul colpo. Quindi forse mi conviene renderlo 2-2 e spararlo. Suffer. See if I care. Davriel va pensato. Davriel va pensato. È lontano Davriel. È vicino Padova Davriel. Ah no. La giganta ci passo sopra. Che niente. È vicino Padova, Davriel. Che è vicino New Capenna. New Capenna è vicino Padova. Cosa c'è? Ti piace New Capenna? È bella New Capenna! Cosa c'è a New Capenna? Cosa c'è a New Capenna? I sassi! Le luci! I mafiosi! E tutto è vicino Padova, certo. Chiaro. È arrivato il momento di prendere un'opzione, di fare delle scelte. No more favors from me. My services are... Pesco 3, congiura o più 2 più 0 a tutte le creature forever. Mi piace il più 2 più 0. Il pesco 3 potrebbe essere un removal. Ma perdo 6 punti vita, ma chi se ne frega. Il meno 6 è sempre la cosa più bella. Il mio Teio, no, non l'ho ancora provato perché non ho ancora giocato un mazzo control col bianco. Semplicemente, perché l'avrei provato in un mazzo control col bianco. Tipo, nel mazzo di prima, nell'Enchantress, ci sta da Dio. Avevo Lethal come? Come faccio a rimuovere Giganta, scusate? Così. Ora ho Lethal. Ora ho Lethal. I papi? Ah, era un chat Lethal. Ciao, Luca. Ma Luca S, eri te S prima, per caso? No. No, non volano, è un mantello. Ho trovato un S prima, come è scritto come te, come Herman S. Magari di te, invece no. Ok, è posto. Oppo davanti all'incredibile carta che è Davriel, non sa cosa fare, alt F4. Semplice. Semplice. Vampiri tier meno 2. Che mi said Lethal. Era indifferente farlo prima col più 1 o col meno 1. Costile, mia Maffi. Maffi. Maffi.
Volo per te la mia canzone, vola, Maffi. Insieme a me tu non sarai più sola. Non li voglio gli snarl. È forte, vampiri, madonna santa. Non era ancora successo. Di solito dedico canzone a tutti. Play first non è mai sbagliato. Ok. È forte Luchino, sì. Veramente forte. Perché il problema è proprio come hai detto te, Yeder. È proprio legato agli account. Come in questi giorni i server sono un po' in merda, ci sono degli account che vengono coattamente buttati fuori per non sovraccaricare il server, praticamente. E anche sculando da Dio. Ma non vedo tutta sta sculata, sinceramente. Lo vedo un mazzo molto solido. Per me un altro Ederborn in questo momento mi serve a poco. Forse è meglio pescare una figu. Dove sei? Di Piombino. Provincia di Livorno. Vicino Padova. Control secondo voi? No, è un aggro che è partito piano. Ok, ora lo restart. Finisco sta partita. Se permetti, finirei il best of 3. Me lo fai finire il best of 3, Stella? Stella, me lo fai finire il best of 3, per favore? Grazie. Esco 36. La carta la odio. Apparition è bilanciatissima. No, no, Apparition è veramente una delle carte più bilanciate in assoluto tra... Infatti ci sono dei mazzi col bianco che addirittura non la giocano, figurati. Ciao Sami. Guardiamo la mano di Oppo, per curiosità. Dai, le fa cagare. Muore tutto. Faccio arcione. Io tolgo tutto. Fa arcione passo, a me che cazzo meno. Peraltro io posso anche pescare una figu, attivare fatal push e sfondare sta merda. Punto esclamativo deck, brutal. Ah, Apparition è una carta solida, bilanciata. Una carta forte da costruito. Fine. Non è che dici, mamma mia, ha fatto Apparition. Cazzo nel culo. No. Frank. Act me lo tengo per qualcosa di più interessante di Apparition. Apparition tipo trada con qualsiasi cosa. Golgari Vraska per il best of one. Ma in che formato, scusa? Che formato, Sami? Vuol dire Golgari Vraska? Golgari midrange con Vraska? Bello! C'è un The Rock. Spirito. God. Avrà vari umani, io provo. Gabriello Viaggi se ne va. Due Zeloti se ne vanno. Ozis se ne va sempre. Se tolgo anche Awakening on the draw. Un midrange. Vabbè, Golgari midrange, The Rock. Bravo.
Brava. Perché ti ho dato del... Oddio, non so i tuoi pronomi, Sami. Non so come ti identifichi. Non so se tu sia eteropansessuale oppure se il tuo gender non è binario. Quindi nel caso mi scuso. Posso sapere i suoi pronomi? Prima scurvo, poi si vede. Non giochi l'evento Jumpstart? Nope. L'ho fatto due volte, mi sono rotto i coglioni, ho craftato le carte che mi servivano, fine. Invece Davriel performa bene, l'avevo trattato come una carta meme, dicendo vabbè, non mi serve. Non mi serve, ma lo voglio giocare per il meme buffo. E invece è una carta di Magic devastante. Potrei dire soldato. Potrei cercare il trade addirittura qua. Potrei dire vampiro per distruggere la manga. Cercare il trade. Cerco il trade. Dopo questa ti chicca fuori. Sì, ma dice che basta ripartire. Dice che... che basta... far ripartire il gioco. Allora le darò del voi. Dice... dice restart required, no downtime. Ok, questa dirà soldier, perfetto. Presi. Altri soldati, no? Questo è Knight. Ah, Suka. Un saluto agli amici del baretto. Ora sbaglio, dico vampiri e mi taglio un piede. Ok, papi, speriamo. Ti prego fallo. Non l'ha fatto. Ma dove mi vuole andare il monobianco? A parte che ha secondo game contro aggro. A parte che vampiri non è un aggro. Sbaglio. Vampiri è un midrange. Anche se chiude veloce. Però vampiri è un midrange. Sodo! Hi! Usti! Usti! Wata! Sodo Maior! Sundale! Shoto! Todoroki! Shoto! Che carte! Che mazzo! Che mazzo! Ammazzo che mazzo! Non mi ha fatto vedere se sono Diamond o meno. Sono Diamond, sì. Che mazzo. Madonna. Comunque Davri è l'MVP, eh. E Peppo. Oh, io, sì, Topolino. Ah, ho saputo che hai giocato a vampiri. Sì. Lo sai anche chi è? Un altro streamer che gioca molto vampiri? Sì, Ashlizzle. Sì, sarebbe molto fiera di te. In questo momento sarebbe fiera, talmente fiera, che forse ti darebbe... Oh figa! Un raid! Un raid! Pensi solo a quello. Bene. Direi che vampiri funziona. Vampiri funziona, virgola, Davriel è OP a merda.